Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nella Sala San Francesco, luogo di incontro di tanti pellegrini con Padre Pio, luogo di racconti. A questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, tanti scrivono e scrivete. Tra questi, vogliamo leggervi oggi la lettera di, la mail di Isabella Fratangeli, che ci racconta: sono un avvocato, moglie e madre. E in questo racconto lei mette in risalto quello che ha vissuto qualche mese fa. L'11 dicembre 2020, racconta, è improvvisamente morto mio papà, Quirino, a causa di un arresto cardiocircolatorio, dopo 2 anni dalla morte di mia mamma, Anna. Da quel momento, nelle mie preghiere quotidiane, racconta Isabella, ho iniziato a pregare anche per la sua anima affinché il Signore ne avesse cura. 5 gennaio 2021. Lei racconta: è venuto da me mio papà. Era affaticato, sudato, mi ha detto che non stava bene. A quel punto gli ho chiesto cosa potevo fare per alleviare quel suo stato di sofferenza, ma non sapeva neppure lui cosa chiedermi. Così l'ho rassicurato, dicendogli che gli avrei riservato delle preghiere, e lui mi ha risposto: fai, fai. E poi non l'ho visto più. Attraverso questi racconti, Isabella, ecco, saranno stati dei sogni, delle situazioni che lei, ecco, ha vissuto. Naturalmente, da quel momento, oltre al dolore per la morte di mio papà, si è venuto ad aggiungere un turbamento per il malessere che mi aveva manifestato, così la conseguenza è la necessità di aiutarlo quanto prima. Ecco, pensai, beati coloro che sono vissuti nel periodo in cui era in vita Padre Pio, quindi potevano recarsi da lui a San Giovanni Rotondo, potevano ascoltare la sua parola, potevano chiedergli direttamente aiuto. Mio padre è stato un uomo per bene, racconta Isabella, si è dedicato alla famiglia, al lavoro. E allora mi domandavo, come bisogna vivere per affrontare la morte in grazia di Dio? 14 gennaio 2021, erano le 5 del mattino, quando mi vidi nella stanza Padre Pio, accanto al suo letto. Lui era disteso sul fianco destro, mi stava aspettando. Il suo volto era sofferente, poggiato su 4 cuscini di lana molto bassi, una luce meravigliosa trapelava tra un cuscino e l'altro. Indossava il saio, le mani erano socchiuse, ma non c'erano le stimmate. Ero accanto a Padre Pio, in silenzio, consapevole di essere stata chiamata da lui per poter ascoltare una frase, cioè che mi ha detto: è giunto il mio momento, devo morire. Devo lasciare questo mondo, devo andare, e non si può impedire che questo accada. È arrivato il giorno della mia morte. Sul suo volto trapelava il pensiero di cosa avrebbe trovato dopo la morte terrena, ma anche il desiderio di affidare al Padre, assecondando la sua volontà. E poco dopo vidi il corpo di Padre Pio ben disteso sul letto. Era morto. Sul saio indossava una lunga veste bianca sulla quale era ricamata una frase: chi vive con fede e amore, Dio. Poi però la frase era ricamata con un meraviglioso filo di color argento che diventava rosso su Dio. Improvvisamente, sulla sinistra di Padre Pio, ho visto un altro corpo di Padre Pio, vestito nello stesso modo, ma sull'altra veste bianca era scritto, con ricamo e con lo stesso filo d'argento: muore nella gloria. Quindi la frase completa era: chi vive con fede, amore e Dio, muore nella gloria. Ecco, Padre Pio, racconta Isabella attraverso questa testimonianza, mi ha condotto accanto al suo letto prima della sua morte per farmi comprendere così che la morte, quindi ritornando anche mio padre, è parte della vita, è un passaggio necessario per entrare nella gloria di Dio. E proprio pochi giorni dopo, il 31 gennaio, ho sognato anche mia mamma. In compagnia di mio papà, mia mamma aveva uno sguardo rassicurante, voleva che le dicessi che stavo bene, e io così l'ho assecondata. Voltando lo sguardo verso la mia destra, ho visto anche papà, ben vestito, rasserenato. E gli ho chiesto: ma come stai, papà? E lui mi ha risposto: bene. Ho aggiunto: ma cosa avevi fatto prima? E lui, con un bel sorriso, mi ha risposto: avevo messo poco sale, dovevo mettere più sale. E allora, così, racconta Isabella, naturalmente la risposta di mio papà non mi aveva soddisfatta. La volevo più esplicita, la volevo più dettagliata, ma anche in vita mio papà mi aveva a rispondere sempre con un tono spiritoso per tenere sempre brillante la conversazione. E così il 5 gennaio, esattamente un mese dopo la richiesta di aiuto di mio papà, ho seguito sul vostro canale YouTube, così per caso, una registrazione. C'era padre Marciano Morra in un racconto di 5 minuti con Padre Pio, dove c'era scritto: Padre Pio sale
e luce del mondo. A quel punto il mio cuore si è riempito di gioia. Mio padre mi ha risposto citando il Vangelo di Matteo. Tutto è diventato più chiaro. Padre Pio, oltre al grande insegnamento di vita cristiana che mi ha dato, facendomi anche vivere il momento del suo trapasso, perché ero quasi con lui, mi ha condotta per mano nel comprendere le parole di mio papà e lo ha anche aiutato ad uscire da quella situazione di sofferenza. Allora posso solo dire grazie, grazie Signore, grazie Padre Pio e grazie anche a Padre Marciano.